Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretti e Quesio. Nella seduta in terza commissione è stata approvata a maggioranza, con voto contrario delle opposizioni, l'articolato del disegno di legge norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, d'iniziativa dei consiglieri di maggioranza Chiacchieroni, Solinas e Leonelli. L'approvazione dell'intero testo del disegno di legge è stata rinviata alla prossima seduta. Successivamente si dovrà pronunciare anche l'Assemblea legislativa dell'Umbria nella sua totalità. Forti gli attriti sull'inclusione dell'identità di genere nel testo dell'atto e sulla promozione del tema nelle scuole, aspetto quest'ultimo poi condiviso anche dalle opposizioni a condizione che se ne parli soltanto nelle scuole secondarie e previo consenso informato dai genitori. Il testo di legge chiarisce che per identità di genere si intende la percezione che una persona ha di sé, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico. Per orientamento sessuale si intende l'attrazione affettiva e sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi. Sono 349, 58 in più del 2014, gli allievi dei centri di formazione professionale di Terni, Narni ed Orvieto per l'anno formativo 2015-2016, inaugurato a Pentima dal vicepresidente della regione Fabio Paparelli, dal dirigente provinciale alle politiche formative e del lavoro Maurizio Agrò e dal coordinatore dei centri formativi professionali Massimo Mansueti. Il numero dei ragazzi è in crescita costante, confermando l'elevato grado di apprezzamento da parte degli studenti. Il 60% circa trova sbocchi lavorativi al termine del percorso formativo entro 5 mesi dal conseguimento della qualifica. Un terzo degli iscritti è di origine straniera, mentre le risorse veicolate ammontano ad oltre 1.500.000 euro. Nel corso dell'inaugurazione sono state fornite anche le novità riguardanti i corsi con lo spostamento a Terni da Narni, di quelli per la ristorazione con il trasferimento a Narni di estetista e acconciatore. Molto richieste si confermano i corsi per operatore meccatronico e per acconciatore. L'inaugurazione di quest'anno, ha detto il vicepresidente della regione Paparelli, assume un significato particolare perché il settore tornerà tra breve alla regione dell'Umbria. Proprio a tale proposito, tra le priorità della regione ci sarà quella di procedere ad un aggiornamento dell'offerta formativa che sia adeguato ai mutamenti in atto nel mercato del lavoro e che integri l'esistente con le nuove esigenze che da essi provengono, anche per continuare sui buoni risultati che le nostre politiche hanno dato in materia di lotta alla dispersione scolastica, che oggi supera il 90% e è tra le più importanti d'Italia. I buoni risultati ottenuti, ha dichiarato il dirigente provinciale Agrò, dimostrano che il lavoro fatto è andato nella giusta direzione. Abbiamo stimato che in questi 13 anni di attività siano transitati nei nostri centri professionali circa 3.500 ragazzi, mentre il partenariato ha generato introito per oltre 1.800.000 euro. Il bilancio, anche quest'anno, ha aggiunto Mansueti, parla di risultati molto positivi in termini di formazione e di lotta alla dispersione scolastica. I centri di formazione professionale non sono visti dai giovani come un ripiego alla scuola, ma come vere e proprie opportunità di formazione, qualifica e inserimento lavorativo. Il mantenimento sul territorio degli sportelli polifunzionali delle province a partire dal 1 dicembre prossimo rappresenta senza dubbio un passo in avanti nell'applicazione della legge di riordino delle funzioni degli enti area vasta. Così il consigliere regionale del PD Marco Minicio Guasticchi, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, che torna sul tema del riordino delle province, sottolinea come questo atto concreto costituisca un primo importante risultato per garantire a cittadini, categorie professionali e imprenditoriali accettazione ed espletamento delle pratiche connesse ad ambiente, energia, governo del territorio, controllo sismico delle costruzioni, cave e miniere, industria, commercio, artigianato, caccia e pesca e formazione professionale, funzioni che sono state riallocate alla Regione Umbria, oltre a quelle con relativi servizi che rimarranno in carico alle stesse province. I vertici dell'azienda Boulanger, leader mondiale nella produzione di liquori, hanno incontrato i rappresentanti del mondo imprenditoriale istituzionale dell'Orvietano per stringere rapporti di collaborazione di tipo economico, commerciale, culturale e turistico. Dopo aver festeggiato i 100 anni dalla sua fondazione ad Expo Milano 2015, ricevendo grandi riconoscimenti per la produzione di apprezzati liquori ai cereali, l'azienda ha scelto di gemellarsi con Orvieto per le tante similitudini legate principalmente alla produzione e imbottigliamento di vini pregiati e alle rispettive caratteristiche ambientali per costruire duraturi scambi culturali, turistici e commerciali. La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì scorso al Teatro Mancinelli, nel pomeriggio poi in comune alla presenza del vicepresidente della giunta regionale Paparelli. La delegazione proveniente dalla Cina ha illustrato agli amministratori e imprenditori dell'Orvietano il progetto di gemellaggio con Orvieto.
Noi ringraziamo molto della calorosa accoglienza di questa città, soprattutto di questa nazione che è calorosa, accogliente, e ci sono specialità di delizie, ci sono cose meravigliose, soprattutto come la cultura e come, diciamo, come è fatta la società. Il Comune di Orvieto, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha visto protagonisti gli studenti delle scuole superiori che, guidati dai lettori portatili e dalla professoressa Lorena Frustagatti, hanno interpretato con passione e consapevolezza brani di autori di secoli diversi sui vari aspetti della violenza di genere, passando da Verga ad Alda Merini a brani di Ferite a morte di Serena Dandini. Fra gli autori anche uno studente, Gabriele Formica, interprete di se stesso, che a sorpresa ha chiesto di leggere una sua poesia intitolata Donna. Ragazze e ragazzi che insieme hanno preso coscienza di un fenomeno che non riguarda esclusivamente le donne, grazie a un percorso seguito a scuola, nella consapevolezza di come sia principalmente la scuola il luogo dove si formano le donne e gli uomini di domani. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio, torna puntuale tra un'ora.